bollo per il tabaccificio di Battipaglia. Questa mattina la cerimonia alla scuola Ferrari di Battipaglia, alla presenza dell'onorevole Nicola Kunz. Una giornata storica per il comune di Battipaglia, per la città di Battipaglia. Non solo, ma per tutta la Piana del Sele e per l'intera provincia di Salerno, perché come vedete dalla locandina, noi festeggiamo le persone che in qualche modo hanno raccontato la loro storia attraverso la loro anima, attraverso il loro lavoro e la loro presenza all'interno del tabaccificio di Battipaglia. Quindi una festa della Piana del Sele per timbrare, ecco, perché l'annullo filatelico e quindi la emanazione, ricordare ai posteri, lasciare appunto una memoria storica che soprattutto dall'Istituto Ferrari in cui ci troviamo, che è di fronte al tabaccificio di Battipaglia, vogliamo dedicare alle nuove generazioni. Ecco, onorevole Acunza, cosa ha significato per la città di Battipaglia il tabaccificio? Il tabaccificio a Battipaglia è stato il motore in qualche modo non solo economico, ma ha rappresentato anche un modus vivendi che ha integrato le persone, perché all'interno del tabaccificio non c'erano soltanto le cosiddette tabacchine che noi oggi raccontiamo, ma c'erano i giovani, i figli delle tabacchine che andavano a scuola, c'erano un asilo, c'erano le scuole, c'era il supermercato dell'epoca, c'era tutto, quindi era un momento di socialità che dava integrazione e rendeva il senso di comunità che noi oggi con questo francobollo vogliamo recuperare. Onorevole, passiamo ad altri argomenti. È inutile nascondere, i 16 mesi sono stati tremendi per la nostra vita sociale, economica. Ecco, come uscire dall'emergenza Covid? In questi giorni c'è una grande polemica sul Green Pass, anche politica a livello nazionale. Beh, bisogna avere rispetto sicuramente per chi la pensa in maniera differente, in maniera diversa da noi, che ovviamente pensiamo invece che il Green Pass sia necessario. Se è necessario il vaccino. Sia necessario, ovviamente è fuori dubbio che il vaccino sia non solo necessario ma fondamentale, perché altrimenti e non ci saremmo trovati in questo nel recuperare, ecco, la socialità di cui stiamo parlando se non fosse stato per la campagna vaccinale che sta andando meravigliosamente. La cerimonia, grazie. Il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, cosa significa per la città questa iniziativa? Ma è una bellissima iniziativa, ringrazio gli organizzatori e Nicola Kunzo, perché il tabaccificio è il simbolo, uno dei simboli storici di questa città e rappresenta appunto le nostre radici culturali ed economiche. Fa parte di una rete di tabaccifici presente sul nostro territorio, da Ponte Cagnano, Capaccio, Battipaglia, che afferivano alla Saime, quindi c'è la lavorazione del tabacco che ha dato da lavorare a parecchie persone. Bellissime le foto che avete visto di queste uomini e donne che venivano dai vari paesi qui nella piana a lavorare. Questo vi sta a significare quanto poi sia stato importante quando c'è stata la crisi con la chiusura del tabaccificio e dello zuccherificio, che poi ha portato ai moti del 69. È stato bombardato nel 43, ricostruito come lo troviamo ora, nel 98 fu acquistato dal comune, ma da allora non è andato. Ecco, voi che progetti avete? Allora, noi abbiamo trovato il tabacchificio nell'elenco dei beni da alienare, perché a garanzia del riequilibrio del comune abbiamo eliminato tutti i debiti senza dover vendere il tabaccificio. Dovrebbe diventare un centro direzionale della città, quindi uffici pubblici, privati, ma soprattutto un polo fieristico, perché nell'intera Salerno non esiste un polo espositivo di esposizione. Noi siamo all'apertura della Piana del Sele, siamo all'uscita dell'autostrada e siamo a pochi chilometri dall'aeroporto, quindi sarebbe vitale. Sarebbe molto vitale, e quindi stavamo lavorando a un progetto di finanza, poi c'è stato il Covid, spero di riprendere questo ragionamento. Qui quelle che produciamo poi direttamente per la Germania, andiamo sul 30%, il resto poi dipende dal monopolio e parte di direzione. Signorina, si immagina perché abbiamo scelto lei per parlare? Sono più alta. Perché la più alta è carina, va bene. Senta, che ora si alza la mattina? Le 6. E qui a che ora comincia il lavoro? Le 8:30. Allora viene di lontano? Da Dublino. Tutte le mattine? Come ci viene? Sì, quanti anni ha? 22. Da quanto tempo lavora qui? 7 anni. Aveva 15 anni quando cominciare? Sì. Che classe ha fatto? La 5. E ancora signorina, vero? Auguri. Lei è sposata? Sì. Perché porta la piedi tendita meglio? Perché mi va troppo largo. E all'anulare non lo può portare. A bambini? Sì. Quanti? Una. Suo marito cosa fa? Lavoratore, lavora
Terreno. Senta, è difficile il lavoro? Sì. Ah, è difficile, dobbiamo lavorare. E cosa fanno? Scegliono le foglie? Sì. È difficile scegliere le foglie? Un pochettino. E cosa certo, non si è imparato, è un po' difficile. Ma se è imparato... Diventa facile.